Se sei un imprenditore o un professionista italiano, avrei avuto a che fare, ahimè, con la fiscalità italiana. E sì, perché già dal primo euro di ricavo sarei stato costretto a manifestarti agli occhi del fisco, a regolarizzarti mediante l'apertura di una partita IVA, o se ti sei strutturato in maniera più importante, probabilmente avrai aperto una SRL, una SRLS, insomma, una società di capitali da solo o in compagnia con i tuoi soci sventurati. E sì, perché la pressione fiscale italiana, evidentemente non devo ripetertelo io, è tra le peggiori al mondo. Il tax burden, il peso fiscale è evidentemente insostenibile e è facilmente prevedibile che a causa della pandemia che sta sconvolgendo l'economia mondiale, la pressione fiscale continuerà ad aumentare, soprattutto nell'immediato e per i prossimi anni. Ebbene, esiste la possibilità, al di là del confine italiano, di trovare delle soluzioni alternative, la possibilità di abbracciare una vita imprenditoriale, perlomeno migliore, con un carico fiscale efficiente, quasi tendente allo zero in questo caso, e con una burocrazia assolutamente snella. Io sono Luca Tagliatela e da oltre 20 anni mi occupo di pianificazione fiscale internazionale. Il mio compito è quello di illustrare agli imprenditori italiani, ai professionisti italiani, quali sono le soluzioni al di là del confine italiano, tali per cui è possibile sgravare quella che è la pesantissima pressione fiscale e soprattutto portarli incontro alla possibilità di adottare giurisdizioni che abbiano perlomeno una certezza del diritto, sicuramente più importante e più seria di quella che vediamo oggi calpestata dall'Agenzia delle Entrate, dagli uomini del fisco all'interno del confine italiano tramite appunto interventi a gamba tesa sulla base della propria discrezionalità nell'interpretazione di norme che noi invece avevamo date per buone, quindi pro contribuente. Ok? Quindi in quest'ottica diventa sempre più difficile fare imprese in Italia ed è giusto che l'imprenditore, il professionista sappiano perlomeno quali sono le alternative al di là del confine italiano. Ebbene, il mio compito è questo da oltre 20 anni, ma oggi quello di cui voglio parlarti è del Portogallo. Perché del Portogallo? Perché in Portogallo dal 2009 esiste un regime, diciamo copiato, nel senso ispirato a quello di normativa anglosassone, il cosiddetto NHR in italiano, cioè Non Habitual Resident Regime. È un regime di tassazione agevolato che vale in capo alla persona fisica per ben 10 anni consecutivi e che ha determinate caratteristiche e condizioni della persona fisica e del suo business, permette di esentare da tassazione in Portogallo alcune tipologie reddituali, io direi quasi tutte le tipologie reddituali: redditi da lavoro dipendente per mansioni svolte per conto di società non portoghese, redditi di lavoro autonomo, svolti per conto di clienti che non sono portoghesi, ma anche dividendi, royalty, capital gain e anche tutto quello che è legato al mondo cripto. Oggi non è tassato se riusciamo ad aderire a questo regime, che si chiama appunto NHR, che è di facile comprensione, ma non è semplicissimo ottenere poi l'iscrizione all'interno di questo regime, perché ci sono delle procedure da rispettare. Se anche tu sei interessato a saperne di più, ti invito a leggere con calma tutto quello che ho scritto sul Portogallo all'interno della guida che trovi qui sotto in download, assolutamente gratuito: il Portogallo, la destinazione ideale per risparmiare sulle tasse in un periodo turbolento. Io ti auguro una buona lettura, spero che la mia guida sia di tuo interesse e spero di rivederti molto presto.